questo lente di olografico modulare, per smogliere la photographic display. Famoso libro di Fabio Forestieri, qui non si promette niente a nessuno. Ma ci si chiede? Vediamo un attimo come va, io sono disposta appunto a gestirla e anche ogni tanto si possono mettere i post, quindi sia su Facebook che su Instagram. E basta, insomma, io. Questo programma europeo, Europa per i cittadini, si rivolge soprattutto alla memoria europea e ai giovani ed è molto, diciamo, ha molti aspetti, no? E guardando quel progetto gli abbiamo detto, ma perché no? È una cosa complicatissima perché è un programma europeo e noi non siamo avvezzi, almeno io no, ma neanche quelli che hanno con cui abbiamo. Che era il ricordo della Freccia Rossa proprio come evento, magari pensando a un qualcosa da fare in un teatro, coinvolgendo la Fondazione Dolmiotti, perché era stato fatto per il Dolmiotti questo della Freccia Rossa, no? E farlo fare magari a un clan sullo stile di storia e narrazione, il teatro, quindi narrare l'avventura della Freccia Rossa con quello che aveva spinto questi ragazzi nel 49 a fare questo percorso, no, da Milano a
Oslo, eccetera, e anche del perché loro l'hanno fatto, che li aveva spinti, no? E che erano, noi avevamo trovato quelle quattro parole lì che ci sembravano interessanti anche per noi dal punto di vista scout, cioè fare strada nel senso di essere capaci di aprire nuove strade, il servizio inteso come mettere in gioco il meglio di sé per gli altri, la comunicazione, cioè saper creare relazioni positive, la pace, la tolleranza, la comprensione, il dialogo interculturale, la riconciliazione, tutto quello che può essere legato anche alla Freccia Rossa. Ciao, 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 ciao,